noi ne scurdamo troppo facilmente, casimunati senza fa domanda, e tutte cose che ne si mutini, quando morimo ne portiamo niente, avimo sempre la puzza sotto naso, facciamo a gara a chi ne luce spierto, e ne facciamo tanti grandi zusi, ma siamo solo ciucci e presuntuosi. Buona domenica carissimi amici. C'è chi dice che chi di speranza vive, disperato muore. Ecco, chi di speranza vive, disperato muore. Che cosa brutta questo detto. Invece noi diciamo che finché c'è vita c'è speranza. Fino all'ultimo momento della nostra vita c'è la speranza di incontrare Gesù, ecco, e di poter credere veramente in Dio Padre, di poter credere che dopo questa vita c'è un'altra vita. Io ieri sono andato a salutare mamma in ospedale, poi c'era una sorella che è giovane, sta male, soffriva, ho pregato un pochettino, gli ho accarezzato la testa. E poi ho detto qualche Ave Maria, un Padre Nostro, una preghiera a Gesù, e poi le ho detto, guarda che stanno preparando una festa, ecco, stanno preparando una festa per te. Ecco, la vita non è solamente questa, amici miei, oggi è domenica, il giorno in cui Gesù è risorto da morte, quindi oggi in modo particolare diciamo finché c'è vita e c'è speranza, perché ce ne accorgeremo dal Vangelo che leggiamo e anche da quello che vedremo dopo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata dei lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e poi verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5 ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella mia vigna, anche per un'ora sola. Ed egli disse loro: andate. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero un denaro, ognuno di loro un denaro. E quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, come succede sempre, mormoravano contro il padrone, dicendo, ecco, quante volte noi mormoriamo contro il Padre Eterno che usa una misura diversa da quella che useremmo noi. Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ecco, ci ricordiamo le parole del figlio al prodigo, no? Al padre: io era miseria, io sono sempre qua, pazzo nelle nasche dalla mattina alla sera. Ecco, mo che tu, questo tuo figlio ha sperperato tutti i tuoi averi, è tornato, hai ammazzato il vitello grasso, a mia manco un crapietto mi ha dato per mo mangiare con l'amici. Ecco, noi mormoriamo sempre contro Dio, perché Dio è buono, amici miei. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, il Signore è buono, ma è pure tuo, amici miei, eh? Quindi, amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me un denaro stamattina all'alba? Io ti ho detto: vai a lavorare che ti do un denaro.
prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo che ha lavorato un'ora sola, quanto a te. Non posso fare delle cose mie quello che voglio, mo se bene tu fai un padrone alla casa mia. Oppure tu sei invidioso, ecco, come quel cornuto del diavolo, che è invidioso, che è una creatura che si può fare un pace eterno, non sei un pace eterno, caro diavolo. Ecco, tu sei una creatura e Dio, ti sei ribellato e mo ti freghi, brucia all'umbierno tu e tutti gli amici tuoi. Oppure tu sei invidioso perché io sono buono, così, attenzione amici, gli ultimi saranno i primi gli ultimi. Ecco, sono due nostri amici, che noi abbiamo avuto la gioia di ospitare nella parrocchia a Regina di Lattarico domenica scorsa, che sono voluti bene da tante persone, ma sono anche scherniti da tante altre persone, perché sono due amici particolari, ecco, Aurelio e Rita, che hanno messo su famiglia, ma più che una famiglia, non lo so definire che cosa hanno messo in piedi, perché hanno 16 figli, ecco, allora adesso gustiamoci un po' questa meraviglia per dire che il Signore veramente quando trova qualcuno disponibile può fare cose semplici e belle, però bisogna stare, ecco, nel modo giusto, sottomessi a Dio, a dire Dio mio, fai tu, ecco, una famiglia con 16 figli, gustiamoceli. Siamo a Regina di Lattarico, in provincia di Cosenza, dove la locale comunità parrocchiale San Giovanni Battista, guidata da Don Giancarlo Gatto, ospita oggi la famiglia più numerosa d'Italia, la famiglia Anania. Pare che siamo la famiglia più numerosa d'Italia, con 16 figli, però a me piace definirla come una famiglia, siccome tutti quanti ci siete straordinari, ma noi siamo nella straordinarietà, siamo normali. Perché questa è una famiglia straordinariamente normale, cioè quello che lei vede, che si può ammirare, è un'opera di Dio, non è un'opera umana. Cioè noi siamo dei servi inutili, dice Santa Teresa d'Avila, noi siamo niente più il peccato. Allora, cosa migliora l'uomo peccatore? La grazia di Dio. Allora, né tantomeno quando mi sono sposato ho pensato di fare 16 figli, cioè ci siamo sposati con mia moglie nel 93 pensando di fare la volontà di Dio. Che poi passa da questo numero di figli, ma è volontà sua, non volontà nostra. E né tantomeno anticipo la domanda perché dice, ma si ferma, no? Io oserei dire, non ho mai iniziato, cioè nel senso che il Signore i figli li manda se è giusto e vede che c'è la possibilità non di mantenerli, perché mantenerli li mantiene Lui, con la provvidenza, ma se siamo in grado di gestire quest'opera. Lui ci sostiene tantissimo, in realtà il vero artefice di tutto questo è Lui, noi siamo servi inutili e quando abbiamo fatto qualcosa non abbiamo fatto niente. Ricordiamo un po' i nomi di questi ragazzi, la più piccola ha un anno e qualche mese, la più grande ne ha 19. 19, sì, vado in ordine di nascita, Marta, Priscilla, Luca, Maria, Giacomo, Lucia, Felicita, Giuditta, Elia, Beatrice, Benedetto, Giovanni, Salvatore, Bruno, Domitilla e Paola, che ha appena un anno. Naturalmente mamma Rita. E Rita, sì, l'artefice c'è. Rita fa il lavoro più grande, perché è colei che... E pensare che Rita, quando eravamo giovani, prima che ci conoscessimo, pensava anche di non sposarsi, io pensavo di farmi prete. Ecco, vede, il Signore fa quest'opera, la compie Lui. E cerca soltanto delle persone disponibili a seguirlo. Poi seguire Cristo non è semplice, non è difficile. C'è una frase bellissima di San Filippo Neri dove un suo discepolo gli chiede: ma Don Filippo, ma perché è difficile seguire il Signore? E Don Filippo gli dice: perché è semplice. Ed è vero, è semplice seguire il Signore, non è complicato. Certo, uno si preoccupa di cosa mangeranno, ma lo dice Cristo stesso, di queste cose si preoccupano i pagani. Tu non ti preoccupare, guarda gli uccelli del cielo, non seminano, eppure mangiano. E così è con noi. Noi viviamo di questo, e per questo siamo grati e contenti. Come si svolge la vita quotidiana, la giornata quotidiana in casa Anania? Beh, domani inizia la scuola, quindi domani inizia il primo lavoro, che però... siamo abituati. In pratica la sveglia alle 6, dalle 7 alle 7 e mezza escono tutti
i più grandi prendono il pullman per andare a Catanzaro Città alle scuole superiori, le medie, le elementari prendono il pulmino, io porto i bambini all'asilo e poi vado a lavorare. Il tutto alle 8 io sono già al lavoro, quindi il tutto si completa in un'ora. Siamo organizzati, la mattina si fa colazione rapidamente, ecco, è una cosa, non è complicata.